Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Simone Fiorelli. Live Sport Academy comincia per la categoria 2016 l'incontro tra Roseto Calcio e W Blu, formazioni che sono adesso scese in campo. Rapido saluto alle tribune e poi si parte. Si può incominciare, prima conduzione per il Roseto Calcio. Occhio però alla pressione del W. Rimessa per il W, con la sfera agganciata da Iaco Rossi, che prova ad aprire lato. Cerci cerca il controllo, l'ultimo tocco è ancora da parte del Roseto Calcio. Dunque pronta la rimessa con Iaco Rossi ad aprire lato per Bertolacci. Poi Cerci, primo controllo con il destro, finisce giù Leonardo Cerci. C'è fallo e calcio di punizione. Pronto Leonardo Cerci, fischia il direttore di gara e arriva direttamente su punizione la rete del vantaggio per il W Blu. Ha segnato Leonardo Cerci. Adesso sì, con le torri che salgono, si mette a protezione il W. Occhio qui, perché arriva il colpo di testa con la sfera che dà solo l'illusione del gol. Riverterà con il pallone per il Roseto, che prova a lavorare la sfera da destra, verticale che non passa. C'è stata la deviazione da parte di Bertolacci. Rimessa in gioco dunque ancora per il Roseto, che prova a muovere dal basso. Occhio qui, perché Benammar per un attimo si era distratto. Ancora lì il pallone, alla fine arriva la rete della parità. 1-1, ha segnato il Roseto Calcio. Vai davanti! Benammar, Cerci, la porta avanti con il destro, prova poi a cambiare lato per Bertolacci, c'è stata deviazione. Rimessa laterale dunque per il W, quando sono adesso 6 e 20 minuti sul cronometro. L'ha pareggiata il Roseto Calcio. W Blu che prova la reazione ancora con Cerci da dentro l'area, serie di rimpalle, arriva il portiere che la blocca tra guantoni. 9 e 20 sul cronometro. Pronto Leonardo Cerci, fischia il direttore di gara con il destro. Cerci ancora sotto la traversa, doppietta e nuovo vantaggio W. Giro dalla bandierina, batte Bertolacci, pronto a disegnare con il sinistro. Iaco Rossi si avvita e arriva il gol del più 2, con Iaco Rossi a timbrare il cartellino. E dunque adesso sono due le reti a separare Roseto Calcio e W Blu. Iaco Rossi è qui a trovare il pallone dentro il cuore dell'area, a calciare in torsione con il destro. E dunque, quando mancano circa 5 minuti e mezzo allo scadere del primo tempo e con un bel tuono ad accompagnare adesso la rimessa del Roseto, siamo sul più 2 proprio per il W. Qui ancora Iaco Rossi con il destro, pallone tolto sulla linea dal portiere. Riparte il Roseto, che può adesso provare a rovesciare il campo, sempre pressione alta però del W Blu, con Cerci che la può recuperare. Poi Bertolacci prende l'esterno, Bertolacci prova a calciare col mancino al lato, la ruleta per andarsene. Poi occhio alla chance con Bachia, che prova ad intervenire. Il pallone è ancora del Roseto Calcio qui, spera che però era già giunta fuori e dunque si riprenderà il gioco in favore del W Blu, con Cerci ad averla già tra le mani. La chiama Iaco Rossi, servito il riferimento centrale dell'attacco del W Blu. Occhio, perché adesso deve intervenire Benammar, che allontana in calcio d'angolo. Con la rimessa dunque affidata al Roseto, battuto il pallone, Bertolacci prova a gestire. Arriva ancora Bertolacci in scivolata, pulito sul pallone, si riprenderà il gioco con la rimessa in favore del Roseto. Cerci, brecca per vie centrali, poi Iaco Rossi, più veloce di tutti, se ne va Iaco Rossi fino in fondo, può calciare con il destro sull'esterno della rete. Uscito in maniera abbastanza evidente, andando a colpire un componente della panchina del Roseto, forse non se n'era accorto il ragazzo che veste la maglia rossa. Tenera qui la scena con Roseto, che voleva proseguire la manovra. Intanto Bertolacci ad aprire lato sulla sinistra, dove però ci sono solo maglie rosse. Poi Bachia di forza se ne va, Bertolacci, occhio perché ci può provare Bertolacci con il mancino, la mette all'angolo in basso la destra del portiere ed è ora più 3 per il W Blu.
Pronto Iaco Rossi a disegnare con l'interno piede destro, traiettoria che sarà ad uscire, la chiamo al centro Cerci, batte ora Iaco Rossi con il pallone che transita dall'altra parte del campo. Arrivano anche i due fischi del direttore di gara che manda le squadre al riposo. Dopo i primi 18 il risultato recita 4-1 W Blu. Si ricomincia, parte il secondo tempo di Roseto Calcio W Blu. Il gioco, arbitro che si fa donare la sfera, si ripartirà con la ripresa. Con il pallone scaricato da Cerci al Roseto che può tornare a ragionare dal basso. Tutti adesso a ridosso del pallone, occhio a Iaco Rossi perché si presenta in area su assistenza di Cerci. Arriva la rete che vale il 5-1, Iaco Rossi. Sempre con il destro Leonardo Cerci. Si affolla l'area, parte Cerci alla ricerca del secondo palo con Iaco Rossi che l'aggancia solo parzialmente, poi Binda non riesce ad andare per la conclusione, prova a rovesciare il campo dall'altra parte il Roseto, si lotta per vie centrali con qui poi lo scarico da parte di Bachia per Cerci che fa tutto da solo e poi con il destro batte a rete, tripletta di Cerci, 6-1 W Blu. Occhio qui perché prova Binda, la pressione alle spalle, poi verticale con Bachia che appoggia ancora per Cerci, prova a partire Cerci, Binda in aria, ci prova Cerci fino in fondo con il sinistro, ancora Cerci, poker e 7-1 W. Chiare che può andare al rinvio. Iaco Rossi se ne va sulla destra, prova a proporre il cross ancora Iaco Rossi, poi con il sinistro prova a concludere, ripartenza adesso per il Roseto Calcio che può rovesciare il fronte dall'altra parte, deve uscire Benammar, occhio qui allo scontro e poi arriva la rete con il gol che vale il meno 5, ha segnato il Roseto Calcio. Calcio di punizione, batte il Roseto, conclusione alta ma di poco. Aprire fronte per Binda, si può girare adesso Binda, scarascia in transizione negativa, riesce qui a deviare. Semplice rimessa con le mani a favore del W Blu, batte Bachia. Pallone per Cerci, legge ancora bene la difesa del Roseto che adesso può avventurarsi nella metà campo avversaria, deve uscire Benammar che qui ci mette i piedi ma non basta e arriva poi la rete del 7-3, ancora Roseto Calcio in rete. Cerci, pronto a battere con il destro, pallone respinto dalla difesa, poi Bachia qui non perfetto nel primo controllo, rimessa laterale che sarà per il Roseto Calcio, pronto Nava con le mani. Nava, occhio ora la chance con il tiro in porta e la rete nel 7-4 del Roseto Calcio. 6 minuti allo scadere, 3 reti ora di distanza, lo stavamo dicendo, occhio ovviamente perché la sfida non è finita, W che si trovava sul risultato di 7-1, 3 reti sono arrivate in rapida successione, deve ovviamente ora mantenere il risultato la formazione di Roma con il Roseto che però ci prova dall'altra parte sempre con la conclusione incrociata al lato. Si alza Iaco Rossi. Aspetta Leonardo Cerci che poi prova ad andare in avanti con il destro, qui murato da un avversario, poi Nava in raddoppio su di lui, Bachia a fare pulizia, ancora Bachia in azione di sfondamento con Nava alle sue spalle, poi Cerci ancora dalla laterale mancina, Cerci fino in fondo con il destro, c'è il gol dell'8-4. Nava in pallo Iaco Rossi sul corpo del 59 in maglia rossa e dunque pronta la rimessa ancora per il W con Iaco Rossi. Bertolacci, Nava chiude lateralmente, pallone che torna ancora disponibile per il W e arrivano qui i tre fischi del direttore di gara che dice che basta così. Roseto Calcio W Blu termina sul risultato finale di 4-8 per il W.